Sviscereremo per bene, abbiamo tante cose. Io intanto vorrei ripartire da un commento generale, no? Anche perché ieri abbiamo sentito Paolo, però per esempio gli altri tre ospiti non si sono ancora espressi. Riguardiamo un attimo la sentenza, che cosa ha scritto il giudice sportivo nella sentenza? Ovviamente abbiamo estrapolato i punti chiave, il proferimento di alcune parole da parte di Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente, il cui contenuto discriminatorio però risulta essere stato percepito dal solo calciatore offeso, Juan Jesus, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno che sia audio, video e finanche testimoniale. Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata, TQM di non applicare le sanzioni previste nei confronti del calciatore Francesco Acerbi. Per cui, in soldoni, cosa dice il giudice? Un'offesa c'è stata, ma nessuno, non c'è la minima prova per poter dire che è stata discriminatoria. Quindi, Lì c'è una cosa scusa, che scusa. andrebbe messo, No, un Gianni, avverbio. dico una cosa, Prego, però prego. poi, come ha detto lui, No, parlate voi, io perché voglio che io. parli anche tu, No, ci no, ma voglio mancherebbe. aggiungere una cosa che è legata alla cronaca. Cioè, è molto chiaro il comunicato, no? Dice, probabilmente è verosimile che sia stato offeso, ma non con frasi razziste perché non c'è la Perché prova. non le abbiamo, nessuno le ha Juan sentite. Jesus, che secondo me oramai ne sta facendo una questione ideologica, ideologica, no? Ieri ha pubblicato il pugno di Black Power. Oggi ha parlato e poi le Oggi, vediamo, dice, virgolette, no? Perché poi ha fatto il Ma comunicato con i suoi ce avvocati. le ho, No. hai le sue Sì, no, parole, dopo le dice, vediamo. sei solo un negro offensivo, ma non razzista, sono avvilito. Ma lo dice lui, ma il giudice non l'ha detto. Quindi, cioè, secondo me Sì, io voglio. ha degli avvocati. È possibile che sia consigliato così male? Perché Juan Jesus mette fra virgolette, sei solo un negro offensivo, ma non razzista. Punto interrogativo, sono avvilito. No, perché l'ha sentito solo lui, il giudice non ha detto che è provata sta cosa. Però, secondo me, boh, non lo so, o ha una sensibilità spiccata su questi temi che viene preso dall'ideologia. Ma io dico che Io non penso fa che, del allora, bene, non fa del innanzitutto è una vicenda contorta che rimarrà tale perché non si potrà mai avere figurati. la certezza al 100%. Con l'Inter spesso succede. Ecco, quello che mi dà fastidio è che ci sia in mezzo l'Inter, ancora Certo. una volta, Qua al solito. in un marasma di dire Inter razzista, No. toglietelo, toglietelo dalla Non roba, che non l'Inter sia vado più razzista. allo stadio se ci sarà lui. Cioè, l'Inter viene sempre messa in mezzo quando esternamente, cioè non ha preso posizione in No, merito. beh, Anzi, fatti un errore. si diceva che se Acerbi avesse avuto una sanzione pesante, si parlava anche addirittura di risoluzione del Sì, contratto. sì. Detto Sì, non questo, c'erano certezze, no, però, no, però, era una detto roba. questo, Chi l'ha però, detto, detto questo, Arnaldo? io L'ha voglio dire che scritto alla fine Gazzetta, è la soprattutto. classica sentenza che ne escono male tutti perché nel momento in cui tu fai una sentenza del genere, innanzitutto puoi pensare che Juan Jesus abbia esagerato e sia magari uno che non dice la verità, dall'altro lato è un dato di fatto, Acerbi viene etichettato come razzista. Cioè lui non è la Però su sentenza. Acerbi non dici che può dire anche lui una follia. Hai detto su Gesù No, sì. Su no, Acerbi dici che aspetta, viene etichettato no, e io sto basta. In dicendo. questa sentenza però non è vero che viene etichettato No, come però razzista. Zero. chiaramente a livello Esatto. mediatico lui Vabbè, a ne livello esce. No, mediatico. aspetta, non esce, nessuno dei due ne esce bene, perché se sto al giudice. Non c'è stato neanche un compagno di Sì, ma squadra di Juan distingui le cose Jesus però. che, no, 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 io ho detto, Juan Jesus, Parli di mediaticità o di no, livello però, giudiziario? no, dico Bisogna. che adesso, Perché sono due cose dico che distinte, adesso Acerbi eh? Sì. viene un po' etichettato come Vababbè, razzista, ho capito, però negli intanto stadi non è avrà, stato cioè, condannato ne per escono male tutti e razzismo. due, Beh, non l'altro è viene stato etichettato come un condannato. bugiardo, quindi siamo lì, eh? Chi? No, Juan Jesus, certo, non è certo. Però perché è non è stato bugiardo, condannato. Cioè, tu sei no, d'accordo con nessuno questo dei due è stato dispositivo? condannato, ma è una via di mezzo non c'è. Uno può essere una cosa e No, l'altro. la via di mezzo No, c'è, detto allora questo, c'è, no, secondo me ma c'è, facciamo nel senso confusione. che non Cioè, è no, stato no, aspetta, detto Paolo, il facciamo fatto non confusione. sussiste, è No, volevo stato fare detto che c'è la Ricky. prova, No, capito? detto Tu misti questo, l'aspetto emotivo del no, tifo con l'aspetto no, giuridico. l'aspetto La via di giuridico, ma. mezzo c'è perché il giudice dice: è verosimile che ci sono state delle offese. Il giudice Mastrandrea. Ma non c'è nemmeno un Allora, indizio che siano infatti stavo offese di arrivando lì. Un carattere discriminatorio e secondo, razziale. devo finire, Però però devo finire, legalmente, se però legalmente quello che dice Paolo, se il giudice richiama in no. aula ancora una volta Juan Jesus testimoniare, a quel punto diventa una prova lui. Perché Arrivo. No, è ma. lui che accusa. E nella giustizia sportiva la confusione che fanno No, in ma non può tanti più è appellare, eh? che Non chi può più viene appellare, non si può accusato più deve appellare, secondo me. difendersi dall'accusatore.
Non è la giustizia ordinaria, sono due cose diverse. È vero. Però non ci vuole una minima prova almeno in esatto. In aggiunta, allora, cioè, il concetto no, è perché cambiare metodo di giustizia improvvisamente da un giorno all'altro? No, quando la probatoria non c'è mai stata prima. Negli episodi... Beh, però, non c'è stata. Francesco, nel famoso... No, perché già ieri... Nella famosa lite Ibrahimovic e Luca. Che lui dica... La storia di Calciopoli della Juve quest'estate... C'era una procura che a torto ragione indagava. Sì, c'era un penale che poi la giustizia sportiva è obbligata a chiedere le carte. Qui è solo nell'ambito della giustizia sportiva, cioè non sì, di penale qui non c'è nulla, certo. Ma nell'ordinario sarebbe andato sempre in modo diverso, qua si è agito in quel senso stavolta. Ma lui, voleva la prova, quando in realtà Jesus, nel calcio se tu dici una cosa anche tra testimoni devi difenderti tu. Cioè tu dici in questo caso però, hai visto un eccesso di zelo da parte della giustizia nel tutelare l'accusato. Ieri Marcello, una cosa giusta, io ho visto l'inizio della trasmissione, la cosa giusta era quella che ha detto su Gravina. Arrivo subito, Ricky doveva finire. Gravina... Ha cambiato le carte in tavola improvvisamente, non l'ha spiegato, perché se così è stato allora va bene, a me va bene, perché io non sto cercando il colpevole per forza, però dato che le prove non ci sono e non si può giustamente incolpevolizzare uno senza prove, questa è la giustizia ordinaria. Per strada io offendo Gianni Solaroli, lui offende me, si va per giustizia ordinaria. Nello sport, che è un altro tipo di giustizia, l'abbiamo parlato più volte qua dentro in studio, di come è fatta in modo errato, di come è ridicola a volte, di come sia... è rapida perché deve prendere decisioni rapide rispetto all'ordinario che può aspettare anche anni, si va a volte per esclusione di cose e chiudiamoli la cosa. No? Ma è vero. Guarda Calciopoli, 2006 si condanna nelle squadre, 2011 Palazzi prescrizione qualcuno si è salvato perché i conti li abbiamo fatti troppo in fretta. Ok, però okay. Ma io non mischierei le cose perché non vai cade nel tifo. Prova a fatto capire a casa che il concetto è questo. No, certo. No, però cioè, è vero che nella giustizia sportiva puoi condannare anche se non hai oltre... Non è oltre ragionevole ogni ragionevole dubbio. Esatto. Però un conto è oltre ogni ragionevole dubbio. È un conto è non avere indizi. Che è quello che dice il giudice. Beh, no, non avere indizi. Ma c'è un testimone. Il discorso di base è che comunque la certezza che qualcosa sia successo non l'avremo sempre, no? Cioè, qualcosa è successo. Sì, okay, il giudice dice che l'offesa ribaltiamo la questione, perché poi bisogna anche vedere. Condannano Acerbi, ok? Gli danno 10 giornate. Crei un precedente che apre uno spiraglio, perché un ragazzo di colore che va in campo si sente di dire questo, perché magari gli sta antipatico, faccio tra virgolette Dumfries ed Hernandez nel derby, Dumfries prende un brutto fallo, Dumfries va all'arbitro e dice ma ha detto negro, allora lì si apre precedente anche Hernandez. Crei un precedente? Sì, certo, perché diventa la parola contro la tua senza nel 2021 prove. Maggio Michele Marconi del Pisa squalificato per 10 giornate per presunti insulti razzisti a Obi del Chievo. Nella sentenza si legge che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito nel superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale, sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuto sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, testimonianze di compagni in modo tale da acquisire una ragione però qui non c'è niente prese. Sì, ma l'ho detto prima perché c'era qualcosa, non parliamo di precedenti perché sbagliato. No, ma Francesco, c'era qualcosa là che non era ragionevole dubbio, ma c'era già qualche indizio. Beh, Ibra nel derby con Lukaku prese 2 giornate lì per condotta antisportiva. L'avevamo verificato l'altra sera, lui viene espulso, prende la giornata dell'espulsione, ma non viene caricato perché poi c'era, ti ricordi l'equivoco? Prende 2 giornate. Sì, però non è anche lì che poteva essere tradotto con scimmio o qualcosa del genere. Non succede nulla, ma io dico, il discorso è, non c'è stato nessuno, perché molte volte questa cosa nasce male nel momento in cui Kiné dice io non ho le prove per squalificarlo e manda tutto il faldone alla procura. Quindi cosa vuol dire? Che da lì in poi o la procura trova qualcosa in più, l'avevamo detto, un labiale o qualcosa, che cosa può trovare? Che magari... Ma lì bastava che ci fosse un compagno. Il raspadore di turno che dice ho sentito. Scusatemi un attimo. Allora, vedo la partita e mi ricordo bene le scene. Arrivo subito. Mi spiegate allora Acerbi perché a un certo punto rincorre Juan Jesus dicendogli da labiale: lo sai che non sono un razzista, prova a avvicinarsi e lui lo scansa via andandosene offeso ancora una volta? Tu dici quella era una prova. Tu chiedi scusa in un calcio dove in campo ci si dice di tutto, dagli esordienti, dai pulcini, dai giovanissimi in
cominciano a volare tutte le parole peggiori del mondo, nel calcio di calcio, peggio ancora nelle tribune con i genitori che danno un esempio pessimo. Sì, certo, certo. La mia domanda è solo questa, io non sto condannando Acerbi perché io non vedo neanche io la frase imputata. Però perché Juan Jesus? Però dico, Juan Jesus insiste, anche oggi, rincarando la dose. Lui chiede scusa, scusa per cosa? Per avergli detto stronzo? Sì, perché Juan Jesus a fine partita? Ti faccio nero, ufficialmente, no? Vai a dire ai miei amici che conosco questa frase, ai amici di colore questa frase, vediamo se sorridono. Beh, però contestualizza il campo di calcio, però. Ma non è razzismo, ma oggi, ragazzi, ha ragione. Ma perché Juan Jesus viene considerato Però Juan Jesus dice che non gli ha detto così, c'è lì la cosa. Federico, perdonami, perché Juan Jesus a fine partita dice sono cose di campo, è un bravo ragazzo, è finita lì? Scusami. Però è andato dall'arbitro prima. Sì, ho capito, ma l'arbitro... Quando vai dall'arbitro non è più una cosa di campo. Però alla fine partita lui... Ragazzi, mi fate sentire Gianni, prego, che non ha ancora parlato, vai. Allora, è inutile che ci nascondiamo dietro i cavilli giuridici, che chiaramente la legge dice che se non ci sono le prove non ti possono condannare. Però il grande equivoco nasce proprio qui, perché io credo che su 100 persone cui tu interpelli e gli fai vedere questi episodi e gli chiedi un parere, dice lì qualcosa è successo, però non ci sono le prove. Quindi questo dice, guarda, questo è uno che ha fatto il delitto perfetto, perché la realtà è questa. Perché qualcosa gli ha detto, se no alla fine non si scusa. Gianni. E quindi qualcosa è successo in quella... Ma qualcosa, Gianni, o qualcosa di razzista? Qualcosa che sai, è riferito... La differenza è sostanziale. È un problema di razzismo, perché quando uno dà del nero, dà del ti faccio nero, quello che vuoi, il riferimento al colore della pelle di una persona è chiaramente un problema discriminatorio, grave, molto grave, sempre di più. Soprattutto nel mondo dello sport, dove tutto ormai queste barriere dovrebbero essere stracadute da una vita. In tanti altri settori c'è ancora un razzismo latente, ma oggi nel calcio e nello sport in generale non c'è uno sport dove non ci siano la stragrande maggioranza delle persone di colore. Vabbè, ma su questo siamo tutti d'accordo. Quindi credo. La cosa che crea il meccanismo e che fa discutere è proprio questa roba qui, che dici, questo è uno comunque che l'ha fatta franca. E io sono convinto che... in qualche modo, che gli abbia detto una parola di un tipo, parola di un'altra, questo è successo. Gianni, qualcosa. Posso dire una cosa? Sul fatto che queste sensibilità, su questi temi, col passare degli anni, siano cresciute, siano spiccate e vadano tutelate con dei diritti, non ci piove. 30-40 anni fa, nei film... nelle commedie, a teatro, nell'opera. Ma Paolo, certo. Dicevamo prima, è andato per la Cappella Sistina del razzista. Ok, uno... certo. E su questo va bene. Però, ragazzi, come tutte le cose, il troppo storpia e crea poi dei cortocircuiti che fanno dei danni a quella che invece dovrebbe essere, quello che dovrebbe essere un proposito nobile, no? Difendere le diversità e le sensibilità delle persone. Ma non soltanto di pelle nera, certo. Anche di pelle bianca. Ma certo, perché c'è razzismo anche al contrario. Perché . Ci stiamo dimenticando, perché sembra quasi che il bianco non sia soggetto ad offendersi, non abbia sensibilità, invece il nero è tutto. Ok? Va bene. E quindi vanno tutelate. Però vanno prese le distanze dagli eccessi, dall'ideologia. Perché se per una volta... sarà stato un equivoco, sarà stata una furbata, però praticamente Acerbi era già stato messo sulla forca, sul patibolo, come le streghe nel Medioevo, già oggi, condannato. Quello succede a tutti oggi, Paolo. Però poi tu hai visto che non è andato così. Scusatemi, ma ragazzi, Paolo, la gente lo condanna anche oggi. Il giudice ha avuto un altro tipo di approccio, non si è fatto condizionare dal... No, ma il giudice è stato... secondo me ha applicato la legge, ma eroico, perché era molto più comodo per il giudice seguire il pensiero comune, senza prove, cosa il flusso. Sarebbe stato l'appello e l'avrebbe vinta probabilmente. No, non credo che tu possa appellarla questa sentenza, Se fosse stato condannato che poteva. Potevi? Non puoi se viene fuori la soluzione, non c'è nessuno che certo. Però ragazzi, io posso aggiungere una cosa, visto che il Pampa Sosa, presente? È il giocatore dell'Udinese, eccetera, eccetera. Certo. Dice di aver parlato con Juan Jesus. No, io ho seguito benissimo l'intervista. Ha parlato e ha raccontato bene cosa si sono detti e scritti. E lui è spesso anche ospite di Maurizio, succede, con Biscardi, no? Sì, come no, con Bilab. Esatto, sulla nostra rete. Cioè, uno che dice, io l'ho sentito ed è intanto, prima di tutto, distrutto per aver creato questo casino. Perché lui non voleva creare un casino del genere, non pensava di farlo, tant'è vero che a fine partita aveva deciso di non dire niente, perché voleva tutelare se stesso, perché lo stanno attaccando anche lui, non pensate che attacchino solo Acerbi,
Acerbi stesso e l'Inter con cui aveva giocato per i rapporti che erano rimasti. Detto questo, lui racconta che le frasi che sono state dette sono ben peggio di quello che è stato scritto. Ma è possibile che nessuno ha sentito nulla? Non l'hai visto? È su internet, lo trovi? Voglio dire una cosa. È possibile che che non ha sentito nessuno in campo. Ma se sono loro due in un angolo... Ma non erano in un angolo, perché è successo in area. In mezzo all'area. Sì, però lui cade su un calcio d'angolo, si rialza, Juan Jesus pare gli dia una spallata. Di solito... Zidane Materazzi, finché non ha raccontato gli spogliatoi cosa era successo, nessuno aveva capito che frasi siano state date. D'accordo, però si trattenevano dall'area di rigore. Sì, però voglio dire una cosa, però anche Juan Jesus, secondo me, è un po' ipocrita in questo senso. No, lui dice, per me era finita lì, no? Come dire, sono cose di campo. No, non è finita lì, perché se tu vai dall'arbitro certo. E gli dici mi ha dato del negro, l'arbitro è obbligato a metterlo nel referto. Però sai benissimo che non è finita lì. Anche Juan Jesus, però... Si abbandona in campo, però. No, lui nel referto... L'ha scritto. L'arbitro scrive che Juan Jesus gli ha riferito questo, ma lui non l'ha sentito. Perché lui se non l'ha sentito l'arbitro, non l'ha sentito il quarto uomo. L'errore nell'audio VAR arbitro, i commissari di campo. Dal campo, come ha fatto Maignan a Udine, nel referto per poi il giudizio finale, viene scritto anche altro. No, vabbè, certo, poi incide. Certo. E Juan Jesus spiega anche al Pampa Sosa che lui non voleva abbandonare il campo per non finire la partita. Lui dice tutelo tutti, poi alla fine me lo prendo anche io. Però c'è un passaggio, secondo me, Paolo. Ma non tutela tutti, perché insiste, è andato ragazzi? Dall'arbitro. No, aspetta, c'è un passaggio. Spiegatemi perché insiste, perché l'altro ha chiesto... Se voi mi spiegate perché Juan Jesus insiste e perché Acerbi ha chiesto scusa, allora io sono d'accordo con voi. Secondo me c'è un errore di Acerbi dopo, nel senso, lui va davanti alle... Ma tu chiedi scusa quando, Ricky? No. Allora, se fai che cosa? Se fai niente? Però nel momento in cui lui va davanti alle telecamere e dice... Va davanti alle telecamere e dice sono episodi di campo, mette una pietra tombale. Cosa succede? Acerbi sbaglia, e questo all'Inter non l'hanno digerito, arriva in stazione dopo e parla e dice ma io non ho detto niente assolutamente razzista. E il giorno dopo cambia. E il giorno dopo, Juan Jesus dice no. Però ho capito che durante una situazione del genere tu cambi due stazioni, è normale che poi la critica ti arrivi addosso. No, certo, però lì l'errore di Juan Jesus, di Acerbi, perché nel momento in cui gli dice non è vero che non ho detto frasi, allora l'altro ribatte, no, allora non so più cosa di campo, e se mi prendi in giro, allora non siamo d'accordo. La critica però se la deve beccare, Riccardo, e la critica è la critica costruttiva. Non gli imbecilli che minacciano la madre e il figlio, quelli sono i deficienti. A me, ad esempio, ha sorpreso molto il comunicato del Napoli, per esempio. Guarda, perché dopo la pubblicità ve lo voglio far vedere, il comunicato del Napoli, ma soprattutto le parole di Juan Jesus, fresche di giornata. Sì. Devo anche dare il benvenuto all'ospite che ancora mancava. Lo vedo già pronto, già piazzato. Eccolo lì, Luciano Moggi. Buonasera, direttore. Adesso lo piazzo. Eccolo, buonasera a tutti. Tra poco vi faccio vedere le parole di Juan Jesus, fresche di giornata, in cui rincara la dose, in cui insomma va anche giù molto duro nei confronti del giudice, di come ha valutato tutto quello che era capitato. Però volevo un parere di Luciano Moggi su questa vicenda Acerbi, sulla sentenza che è arrivata ieri. Tu te l'aspettavi, Luciano, che sarebbe stato assolto Acerbi? Sì, sicuro. Ma ancora parlate di questa cosa, scusate, basta che guardiate il comunicato praticamente che è stato fatto. A chi è stato chiesto un supplemento di indagine da parte del giudice? Alla Procura Federale. La Procura Federale ha come presidente Gabriele Gravina. La nazionale è la cosa che importa praticamente all'Italia, perché è quella che porta il calcio italiano nel mondo. Quindi non poteva essere che diversamente da quello che è stato, cioè trovare un qualcosa che praticamente potesse essere agganciato, fare un comunicato per quelli che non conoscono il calcio e non sono stati dentro, che dicono ma perché il comunicato dice questo, no, non dice niente. Il comunicato dice che è stato chiesto un supplemento di indagine alla procura, praticamente la procura non poteva che dire che Acerbi praticamente doveva essere scagionato, quindi un pochino da una parte, un pochino dall'altra, praticamente hanno fatto credere a tutti quanti che la cosa poteva andare bene così. La sostanza qual è? Non c'è di mezzo. Per esempio, ieri sera ho sentito le dichiarazioni della Juventus, no, qui non c'è neppure questo di problemi, perché Acerbi praticamente serve all'Inter, ma anche senza Acerbi vince il campionato, quindi non è il problema dell'Inter, è il problema della nazionale, per cui
fare questi discorsi su qualcosa che non esiste. Adesso parlare un giorno o due va bene, ma poi basta. Luciano, posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa, Luciano? Io capisco benissimo, io capisco benissimo che la tua fiducia nella giustizia sportiva, giustamente, esatto. Quindi ho grande rispetto, no? Perché comunque c'è una storia che la racconta. Voglio dire. La storia per tutti, ma scusa, allora ti dico subito, la giustizia sportiva, quando per esempio Mourinho viene espulso dal campo e la domenica dopo sta in panchina per poi non andare in panchina a Lazio-Roma, questa qui è la giustizia sportiva. Ho capito, però cioè io non ti seguo tanto nel concetto di dire... E chi se ne frega se non mi freghi, non mi segui. No, ma che Acerbi è così fondamentale per la nazionale, per cui hanno fatto un papocchio Gravina e la procura, inventandosi... Cioè, perché comunque chi ne è ha letto gli atti e ha ascoltato chiunque. Cioè, allora hanno silenziato anche i giocatori del Napoli che non hanno detto di aver sentito perché sono stati coinvolti anche loro in questo progetto subdolo della federazione con la procura. Secondo me è un po' semplicistico, no? Però Andreotti diceva a pensare male ci fa peccato, ma si va vicino alla verità delle volte. Semplicistico è quello che pensate voi. È complicato è quello che fanno gli ragazzi, altri. La procura federale fu quella che inchiodò anche Conte quando era in panchina la Juve. Io ho vissuto assieme a questi, so perfettamente quello che fanno, quindi no, ma io l'ho detto ma Luciano, ma io l'ho detto in premessa che ovvio che la tua chiave di lettura che ci porti è sicuramente diversa dal coro, e devo dire che va presa anche questa in considerazione, è pesata, però è come dire, Federico, ma cosa va preso è questa la situazione, voi ancora l'avete capito? Scusami, quindi fatto il mondo del calcio, quindi Luciano tu ci vuoi dire che Acerbi sicuramente ha detto quelle frasi però hanno insabbiato, perché non diamo beneficio d'inventario? Non mi mettere in bocca le cose, io non ho detto che Acerbi ha detto questo, io ho detto che Jesus ha detto all'arbitro una determinate cose, sì. L'arbitro praticamente ha portato al giudice, il giudice ha chiesto un supplemento alla procura federale e lì fermati perché c'è Gravina che ha interesse anche la nazionale e tutti gli italiani, perché però, il calcio nel mondo lo porta la nazionale, non le squadre di calcio, anche le squadre di calcio, capito, ma soprattutto però, la nostra nazionale. Ho capito, però stai dicendo che l'hanno insabbiato, a parte che secondo me Acerbi non è Cristiano Ronaldo. Ma non ci sono dubbi. Però Luciano, se c'erano delle prove, non è che le hanno... Cioè, è difficile. Scusatemi un attimo. Ma tu chiedi alla Procura Federale quando si tratta di un giocatore della nazionale italiana. Però, ma vogliamo cioè, tu ci vedi un conflitto di interessi enorme. Per carità, rispetto. Ma è rispetto... normale. Ma anche perché la FIGC ha detto in settimana che lui non aveva usato termini razzisti. Sì, quando, però, no, che lui ha detto di non aver usato termini razzisti. Questo l'ha detto anche Spalletti, no? Lui mi ha detto che... Quindi secondo te dopo la settimana la Procura Federale va a smentire con Riccardo Spalletti e la FIGC? Se c'è una prova... Però se c'è una prova... Secondo questa tesi... Allora Acerbi ha usato frasi razziste e praticamente la Procura Federale le ha insabbiate perché sennò Acerbi non poteva andare in nazionale. Ma io mi chiedo, ma quindi cosa hanno anche fatto? Cioè hanno fatto finta di ascoltare l'arbitro, il quarto uomo, l'audio VAR arbitro, i commissari di campo, i giocatori. Possibile che neanche i giocatori del Napoli hanno sentito? Sono stati coinvolti anche i giocatori del Napoli nel insabbiamento? Ma perché tutti i giocatori del Napoli ora questo weekend non vogliono mettere il patch dell'anti... No, lì è la società. Quella è la società che ha deciso che il Napoli non partecipa più. Me la sento, voglio farlo. Con De Laurenti sono però non credo che tu possa. C'è la maglia, la decide. Però anche lì è grottesco. Il punto che sfugge, dato che abbiamo parlato prima della gogna mediatica di Acerbi, eccetera, eccetera. La Procura Federale fece lo stesso danno a Conte quando allenava la Juve col calcio scommesse. Vi ricordate il discorso di Conte di 5 minuti davanti alla telecamera? Di 10 minuti? Ricordo. Quando parlò di agghiacciante di com'era la Procura Federale? Questo sta dicendo Luciano. E Conte non è stato mai accusato di qualcosa poi alla fine, veramente. Non c'entrava nulla. Sì, lui patteggiò e non voleva perché il suo avvocato gli disse, senti, lo sai, col calcio che funziona così, noi dobbiamo patteggiare. Lui diceva, ma perché devo patteggiare se ho ragione? Siamo in un mondo al contrario.
E si parla della stessa roba 10 anni dopo, 15 anni dopo, 20 anni dopo, io non è nuova. Io rispetto, io rispetto. Ragazzi, posso vedere, farvi vedere le parole di Juan Jesus? Così aggiungiamo questo un altro elemento. Questo a me non torna. Le vediamo, le vediamo. Ce le abbiamo in grafica. Allora, il discorso che oggi fa Juan Jesus, che parla a 24 ore di distanza, noi l'abbiamo tagliato un pochino, questo. Ma non si poteva più di tanto, perché insomma il concetto, i concetti sono importanti. Lui dice... Non mi sento in alcun modo tutelato da questa decisione che si affanna tra il dover ammettere che è stata raggiunta sicuramente la prova dell'offesa e il sostenere che non vi sarebbe la certezza del suo carattere discriminatorio, che sempre secondo la decisione solo io e in buona fede avrei percepito, dice Juan Jesus. Non capisco davvero in che modo la frase, virgolette, vai via nero, sei solo un negro, possa essere certamente offensiva ma non discriminatoria. Non comprendo infatti perché mai agitarsi tanto quella sera se davvero fosse stata una semplice offesa rispetto alla quale lo stesso Acerbi si è sentito in dovere di scusarsi. L'arbitro ha ritenuto di dover informare la VAR, la partita è stata interrotta per oltre un minuto e i suoi compagni di squadra si sono affannati nel volermi parlare. Non riesco a spiegarmi perché mai, solo il giorno dopo, in ritiro con la nazionale, Acerbi abbia iniziato un'inversione di rotta sulla versione dei fatti e non abbia invece subito negato, appena finita la partita, quanto era in realtà avvenuto. Non mi aspettavo un finale di questo genere che temo, attenzione a quello che dice qui Juan Jesus, temo potrebbe costituire un grave precedente per giustificare a posteriori certi comportamenti. Quindi Gianni, Juan Jesus l'ha presa malissimo. Sì, molto però bene. confonde quello che ha scritto il giudice con frasi di contenuto razzista, perché il giudice ha parlato nel dispositivo non parla di questo, cioè, dice, però Juan Jesus continua a confondere, io voglio ricordare però Black Power, è quello che ti ho detto io voglio dire è però quello che ti ho detto io, quello che ha scritto il giudice, però ricordiamo che questo discorso della discriminazione razziale è una cosa pesante. Ricordate l'altro giorno le lacrime di Vinicius in diretta, cioè quando lui pensa a questi fenomeni discriminatori per il colore della pelle, qualcuno davvero la vive come un grande incubo ancora oggi, e quindi bisogna vedere la sensibilità, certo, di qualche genere, perché questa... bisogna stare nelle loro scarpe per provare quello bisogna che essere, loro. Bisogna essere neri per capire cosa vuol dire essere discriminati, noi non lo sappiamo, però ognuno di loro ha un proprio passato, una propria storia, ha una famiglia, ha una tradizione, ha un'origine che sente sua. E non si sente assolutamente, quando si sente in qualche modo toccato anche da una parola che può sembrare anche solo fra due persone, perché metti che l'abbia detto, ovviamente l'ha detto solo nell'ambito, magari gliel'ha detto in un orecchio e gliel'ha sussurrato, è una frase che dura un secondo e mezzo, quello che abbiamo appena letto. Però bisogna vedere la sensibilità di quel genere. Però sono tutti così, Gianni. Anche se ti dicono zingaro piuttosto che... Cioè, appunto. Sono appunto tutti discriminatori. Come a Torino i tre deficienti che dicono che fanno i burazzisti a Lukaku vengono giustamente squalificati, a San Siro non so quanti che urlano slavo, zingaro, a Vlaovic non succede nulla. Perché, come dicevamo prima, sembra che la sensibilità sia solo dalla parte di quelli che ha la pelle nera. Ragazzi, sensibilità va tutelata da tutti. È da tre anni che vedo un vento che non mi piace per niente. C'hai ragione. E tutto parte da Gravina, ok? Vabbè, questo è il mio punto di vista. Beh, però sai, quello che la società che ha pagato, la società che ha pagato davvero più di tutti è stata l'Inter. Adesso sì, viene pure fuori la foto di settimana di quelli che indagano il Milan, che c'ha pure le foto dei Gagliaretti e Vinte sulla scrivania. Fatemelo dire, purtroppo un episodio legato a una roba di campo, come vedi, purtroppo mi dispiace, ma io capisco anche Francesco che per lui, che però diventa una questione poi di tifo. Perché sì, ma io lo dichiaro, differenza lui è quello. Da Juventino si è sentito danneggiato. Ascolta. Ma io lo dichiaro, gli altri no. C'è qualcuno che dovrebbe togliersi la maglia da sotto la giacca e la cravatta, scusate, lì sopra. Vai, Luciano. Scusa. Francesco, allora io non faccio questione di tifo. Io ti dico io quello che sta alle cose. Poi se tu la pensi diversamente... No, ma io parlavo con Francesco, non dicevo no, a te. No, ce l'aveva con me. Parlavo con Francesco. Ce l'aveva con me. Ma io sono qua per fare il tifoso della Juventus. Allora, poi quando c'è da criticare, critico. Se vai, Luciano, vai che c'è il collegamento, se no si sente male. Certo. Luciano, vai. Ma no, ma volevo soltanto significare a Bargigia, che difende tanto questa causa, che il parere suo lo lasciamo da parte. A me proprio non interessa. Siccome io sono stato in questo ambiente e conosco perfettamente quello che fanno, ecco, questa è l'ennesima cosa, ma vogliamo contarlo quello che hanno fatto? Vi ho detto di Mourinho, ma ce ne sono 100.000 di cose, ragazzi, a chi ne è quando gli serve
squalifica, quando non gli serve le plusvalenze del Napoli sono finite, quelle degli altri sono finite. Allora questa qui io quasi non la ritengo giusta, perché è un'offesa, te l'ha detto Jesus adesso, no? Ha messo a verbale proprio, ha detto quello che pensa. Allora io la ritengo un'offesa e su questo non ci sono dubbi, ma l'offesa principale la fa chi praticamente cerca di andare intorno all'argomento, di togliere praticamente l'essenza dell'argomento stesso, per poi riportare con parole un colpo al cerchio, un colpo alla... tutto lì il punto. Il problema vero è che deve giocare in nazionale, e non c'entra l'Inter qui, non c'entra l'Inter, c'entra la nazionale. E siccome Gravina è un periodo che dura da anni, che vuol fare sempre il comodo suo, continua a farlo. Questo è il vento di cui parlo io. È inutile stare a discutere sulla cosa. Quando vi dice che è stato chiesto un supplemento di indagine alla Procura della Repubblica, alla Procura federale, la Procura federale, ragazzi, dipende da Gravina, e Gravina gli fa dire quello che vuole. Questo è quello che non capite voi. Ci sono tra l'altro anche degli striscioni che sono apparsi tra ieri sera e stamattina a Napoli, ce li abbiamo, li facciamo vedere, in vari punti strategici della città, per esempio c'è Piazza del Plebiscito, c'è lo Stadio Maradona, lo striscione è sempre lo stesso, ipocrita sistema, Acerbi è il tuo emblema, questa è la presa di posizione dei tifosi del Napoli, e poi c'è il Napoli stesso. Ma non c'è colpa Acerbi, ragazzi, ma cercate di capire, non c'è colpa né Acerbi, non c'è colpa niente. È la nazionale che deve andare avanti, la mandano così. Sì, qui se la prendevano più con il sistema. E poi c'è la presa di posizione del Napoli che dice: siamo basiti, da oggi noi come società Napoli non parteciperemo più a nessuna iniziativa. Eccolo qui il comunicato uscito ieri sera, l'abbiamo già letto, però giustamente lo rivediamo. Il Napoli dice: noi non parteciperemo più a nessuna iniziativa della Lega Serie A contro il razzismo, perché tanto sono cose di facciata, no? Scrive il Napoli. Certo. Faremo per i fatti nostri. Secondo te, Gianni, questa presa di posizione è giusta? O poi il rischio è che il Napoli intraprenda magari delle battaglie personali quasi? Questa più che del Napoli è la posizione del suo presidente, che sappiamo essere uno che va sempre controcorrente e prende anche delle svolte che a volte non sono assolutamente condivisibili e appropriate. Certo, io non la condivido questa scelta, perché comunque anche il fatto che abbiano sbagliato una volta qualcuno di proposito, come dice l'amico Luciano, anche non giustifica il fatto che in futuro uno non debba comunque portare avanti questa battaglia, che è la più sacrosanta del mondo. Bravo Gianni, ecco, questo è un discorso serio. Questa cosa non deve giustificare nel proseguo dell'attività calcistica il ripetersi di questo. È giusto, questo lo ritengo giusto, ma venirmi a raccontare a me, che ci sono stato una vita, che queste cose non succedono, è una barzelletta, e non fa neppure ridere, attenzione. No, ma farebbe piangere. Ma la tua cosa era una cosa seria, grave, complessa. Qui è una roba che voglio dire... Ma che grave? La cosa mia era più semplice di questa. Sì, no, voglio quando dire... quando uno non fa niente, praticamente... No, ma vabbè, ma non va bene, problema, non va bene nulla, non va bene nulla di quello che dico. Stavo sostenendo... Il calvario che hai passato, la via Cruci, lo stavo dicendo. Perché sennò, anche se ti dico che oggi è mercoledì, non va piove, oggi è mercoledì, che dica che è giovedì. Ma attenzione che mezzanotte. No, può darsi pure che io dica che è giovedì, se mi fa No, però allora, l'unico mio dubbio. Il problema vero, guarda, che adesso stavo dicendo quello che dici tu. Cioè, il problema praticamente... io aggiungo altro, perché conosco l'ambiente, e prendo spunto da quello che ha detto Gianni, dicendo che speriamo che non si ripeta più. Però quando andate a cercare, a sottilizzare il VAR, ma che cavolo c'entra il VAR? Il problema vero, il supplemento di... voi sentite, visto e considerato che avete parlato di supplemento di indagine, eccetera, sapete come si è svolto questo supplemento di indagine? Come Luciano? Questo sarebbe interessante. Esatto. Questo sarebbe interessante. Lo è, Luciano. Infatti, no, come si svolge? Secondo la tua esperienza, come si svolge? Si svolge che si sono parlati, Acerbi deve andare a nazionale perché la cosa è importantissima, cerchiamo di mascherare la cosa per quanto possibile, punto. Noi prendiamo atto di quello che ci racconti, se è così è molto grave.
Se è così, allora è obiettivamente gravissimo. Ma io guarda che mica ero lì. Ma è chiaro, quando Jesus dice queste cose, praticamente queste sono a conferma di quello che diciamo noi, o meglio di quello che dico io, perché altrimenti dovrebbero allora prendere Jesus e sbatterlo da qualche parte, perché o c'è colpevole uno o colpevole un altro. Uno per falsità e quell'altro perché ha detto una cosa. Sì, ma non è, no, allora, non è un processo così penale dove c'è la calunnia. E quando praticamente succedono queste cose? No, ma non lo quando c'è. Perché non lo denuncia per diffamazione a Cerbi? Beh, perché intanto per denunciarlo dovrebbe esercitare la clausola compromissoria, perché non lo puoi fare direttamente tra tesserati. C'è la e non è, bravo Paolo, e non glielo fanno esercitare la clausola. C'è la clausola compromissoria. Cioè dovrebbe andare a violare un regolamento interno. Potrebbe farlo, però. Però voglio dire, potrebbe farlo. Ma non lo può fare, ma non gli conviene farlo, mettiamola così. Cioè, ragazzi, io devo volare in pubblicità perché sono in ritardo, poi rientro, chiudiamo questa pagina. Ho ancora solo una cosa che volevo farvi vedere, volevo soprattutto in primis il parere di Moggi, perché lui è stato dirigente e quindi ha avuto a che fare con tanti giocatori, ma ha avuto a che fare anche con le mogli, no, dei giocatori. E volevo sapere da Luciano lui come avrebbe reagito di fronte alla moglie di un calciatore che fa un post così, ma ve lo faccio vedere dopo. Poi voglio parlare anche di altri aspetti dell'Inter e del Napoli, ovvero il campo, e non solo, perché ci sono notizie anche in chiave economico-finanziaria che circolano attorno a Zang che meritano di essere approfondite. Mi fate vedere però il post di Claudia Scarpari, moglie di Acerbi, che ieri, pochi minuti dopo la sentenza, pubblica questa foto con un bicchiere di vino, di spumante, di champagne. Brinda, scrive cin cin, a chi insulta i familiari, a chi minaccia la vita dei figli, ai leoni da tastiera, a chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin, ne avete bisogno. Su questo, sul fatto che lei si difenda da questi insulti vomitevoli, lasciatemelo dire, contro i figli, contro la famiglia, è umano, nulla da dire, è umano, umanissimo. È umano. Poi c'è un altro passaggio in cui lei va invece sotto un post di una pagina e scrive sciacquatevi la bocca, riferito invece alle accuse. Non lo so, poco Luciano, cioè forse qui non era meglio, perché Acerbi non ha parlato e l'Inter neanche. Lo fa la moglie di Acerbi. Guarda, allora ti dico subito che è comprensivo praticamente che una donna possa dire una cosa del genere. Su questo, quando ci sono figli di mezzo, credo che ci siano complicanze a tutti i livelli. Però probabilmente si stava zitta, guadagnando era meglio d'oro per non parlare. No, adesso quando tu eri alla Juventus chiaramente ancora non c'erano i social, c'erano altri modi però di comunicare. A me mi è capitato una signora che praticamente andava sempre alla domenica sportiva. Sì. La prima sera domenica sportiva di un campionato, la seconda domenica sera la domenica sportiva di un altro, sempre dello stesso campionato. Io dopo la seconda volta ho chiamato questa signora, ho detto: ma se io dovessi prendere un provvedimento, chi mando via, tu o tuo marito? Mi dice: mio marito. Allora guarda, tu non andi più in televisione. Ci sono dei modi educati da far capire alla gente che deve fare ognuno il mestiere proprio. Io era una giornalista? Allora, mentre non mi ricordo, Francesco. Si dice il peccato, ma non il peccatore. Sì. No, ma voglio dire. Mentre io capisco. Noi sappiamo. Quando si dice ci sono figli di mezzo e le offese, eccetera, questo capisco tutto. Però non c'era miglior cosa di un silenzio rispetto a questa forma. In tempi dove la. Non parla il marito, parla la moglie, scusate. Sai qual è il problema? O magari parla la moglie perché il marito non può farlo, perché è un tesserato, può essere anche questo, cioè che magari il marito abbia detto allora, scrivi qualcosa tu, non lo so. La moglie di Cardi parlava sempre, se per quello. La procuratrice l'ha aiutata. Sì, procuratrice aveva un ruolo. E faceva più danni che della grande. Prendere atto di quello che ha stabilito il giudice, non è colpevole. Io voglio dire che noi sappiamo, esatto, in tempi di social c'è le cose peggiori dietro quelli che vengono chiamati leoni da tastiera, cioè sì, c'è un'offesa, le più turpe. Così, che il nome è giusto? Come? Chiamali coglioni da tastiera. Sì, sì, no, ma dico, usiamo i termini questi qua che usano loro, i famosi leoni da tastiera. Però, voglio dire, dicono delle cose che sono assolutamente irripetibili, offensivi, le cose più gravi sulle malattie, no, sul familiare. Ma e quindi questa assurdo, sarà stata bombardata da 200-300 pazzi che scrivono queste cose gravissime. Devo dire che anche Juan però Jesus in questo momento sta prendendo insulti. Nel momento purtroppo in cui tu
non sei una persona che fa la leonessa da tastiera, da questa gente devi prendere le distanze in un modo solo, cioè non evitarli. Ti devi mettere al loro livello, esatto, no. Se tu ti metti a comunicare con questa gente, intanto gli hai reso giustizia, perché questi si sentono motivati da questa roba, tu non devi considerarli, non rispondere nemmeno, che è quello esattamente, sai, che ha fatto il marito. Sai qual è il problema, bravo, è così, non tenere in considerazione adesso, certo. La motivazione c'è, quindi tranquillamente ognuno va per la propria strada. Ma e certo. Quelli che hanno offeso prima, dimentichiamo questo episodio, e lo è comunque motivi. Secondo me, Francesco, l'invidia di certa gente per personaggi che ce l'hanno fatta, vedi Acerbi e sua moglie che vivono una vita agiata e tranquilla, lui è uno sportivo, lei è una bella donna con una famiglia. Acerbi poi ha un percorso personale, no, di no, salute. Ma quello lo sappiamo tutti, no, lo voglio dire, è un uomo che è stato anche provato da certe cose. Per carità del ragazzi, signore, cioè, questo assolutamente. Io sono, fa crescere. Io sono da anni che combatto contro questa roba, dicendo che sarebbe così facile mettere sui social una carta d'identità elettronica, un codice fiscale elettronico per rendere riconoscibili tutti i profili, e se uno dice una roba del genere viene querelato in automatico un secondo dopo, e vedi che quando tirano fuori per tre volte, una o anche mezza, poi questi la smettono, perché l'ho cioè, visto con i miei occhi. Tu poi lì vai addirittura su un macro tema che riguarda il mondo. Però perché il problema qual è? Quello che dicono Gianni e Luciano è molto giusto, perché la signora in questione giustamente difende la famiglia da attacchi che non possono essere anche descritti come attacchi, perché sono delle robe che neanche gli animali tra di loro riuscirebbero a gestire in quel modo, no? Però il concetto è quello: se tu dai adito ancora una volta a queste persone di rispondere ulteriormente, perché questo poi scatena, poi la macchia si allarga. Certo. E allora la forza vera qua è stare in silenzio e stare un attimo con un passo indietro. Perché quando non quando sbagli, perché non hai sbagliato niente tu, però rispondere con un cincin un po' sbeffeggiante, certo, alla vostra vita, così cosa, tu ancora vai a aizzare le folle, in questo caso che ce l'hanno con tuo marito, certo, ingiustamente o giustamente che sia. I social, lo sappiamo, sono il problema, perché tu dai la possibilità a chiunque di scrivere qualsiasi cosa, ok? E quindi dobbiamo prenderci responsabilità di quello che facciamo mentre li usiamo. Bisogna contestualizzare questi soggetti che scrivono queste cose, e invece dividere la critica, che può essere costruttiva, anche aspra, perché anche la critica aspra ci sta. Certo. Però se così fosse, ragazzi, deve essere civile, ma però la migliore risposta era il silenzio. Però non c'era risposta migliore del silenzio. Se così fosse, ti assicuro che tanti di noi e tanti che conosco, anche i miei familiari, non mio padre perché non ha i social, certo, per fortuna sua, e se ne toglie un bel peso, ma io leggo delle robe che altro che quello che ho letto sui profili di Acerbi di sua moglie. E se no, quindi chiaro, non scopriamo l'acqua calda oggi. Il concetto è, in questo caso, è meglio comunque cercare di sparire un attimo, non, certo, sparire, stare in silenzio, no? dietro la trincea. Ecco, Riccardo, mi ha colpito il silenzio dell'Inter in tutti questi giorni. Cioè l'Inter non ha mai preso ufficialmente una posizione, e no, nemmeno dopo la sentenza. Una carta vincente è questa. No, diciamo che il profilo basso, ma che cosa c'entra l'Inter? L'Inter però c'entra nel momento in cui un suo tesserato viene accusato. Ma infatti era una un cosa. Un tesserato viene accusato praticamente di un qualcosa che poi voi vedete esiste a metà, non è praticamente proprio una discriminazione, è un'offesa, eccetera. E questo qui dovrebbe essere sufficiente per far tacere tutti quanti, no, perché ha ragione Gianni, ha ragione Francesco, quando dico che replicare significa dare adito a tutti quanti di riparlare della cosa. Bravo. E invece se la cosa viene a tacere, credo sia meglio per tutti. No, gli dai anche soddisfazione, certo, attenzione, certo, peggio ancora. No, certo, ma aspetta, ma infatti, ma sul discorso Acerbi, sì, io parlavo dell'Inter società in queste ore, no? Magari sai, come il Napoli appoggia Juan Jesus, sì, no, magari l'Inter poteva appoggiare Acerbi. Io non escludo che possa esserci qualcosa dopo il comunicato del Napoli, anche se non credo, perché in questi anni, negli ultimi anni, molte volte c'è stato questo modo operandi, cioè silenzio. Secondo me, loro hanno parlato col giocatore, se il giocatore andava incontro a 10 giornate, perché poi addirittura è girata la voce, diamogliene 5, che sarebbe stato ancora più assurdo dare una via di mezzo, se avesse preso 10 giornate, molto probabilmente ci sarebbe stata una presa di posizione in merito, credo. Interruzione del contratto. Non lo so se interruzione del contratto, comunque si era ventilato, però girato, credo che il silenzio, ripeto, voci. Lui, io sarei stato zitto anche dopo il ritiro dalla nazionale, cioè quando è tornato a casa, che si è fatto coinvolgere alla stazione, no? È lì il punto. Doveva stare zitto. In realtà però lì lui ha scelto una strada che pare che non fosse neanche condivisa dall'Inter, almeno da quello che si legge. Non l'ha apprezzato. Sai qual è la scelta vincente? Sai qual è la cosa che più sbalordisce di quel momento lì?
che quando tu sei, in questo caso, un individuo sott'occhio perché stanno analizzando quello che tu dici, quello che hai fatto, se tu fai due dichiarazioni diverse a distanza di 24 ore su una cosa così importante, non è diverso da uno che viene fermato e dice no, io non c'ero, ero al bar a prendere il caffè, e dopo dice no, in realtà ero lì, però è la prima ho volta guardato, che... ma mi sono fatto gli affari. Però cioè, è la prima volta che parlavo. È grave omettere o dire due cose completamente differenti? Però lui è la prima volta che parlavano, è stato zitto. Meno male che ha parlato no, da sola. No, è stato zitto dopo la partita, non è che ha cambiato. Ho detto io... Sì, però Riccardo, il concetto è, hai uno che ti accusa. No, okay? Ma infatti super l'ho detto arrabbiato. Prima. L'ho detto prima. Tu in campo vedi uno che si scusa perché lo va a cercare. Ok. Poi quello... stai zitto, torni dalla nazionale, in stazione dici quello che dici la prima sera. Il giorno dopo cambi. Certo, ma infatti se io fossi un giudice, dico Ciccio, tu non sei attendibile. Potrebbe essere. No, non è l'altro che l'altro dice la sta roba dalla prima sera. Parlano due giorni di me. Lui no. Io dalla parte di Acerbi sì, ma... ha ricevuto un danno perché ragazzi, lui non ha partecipato alla tournée. Non è che possiamo riscrivere la sentenza, però un giudice no, non può però Paolo, perdonami, per lui però se hai parlato alla stazione, no, allora no, non sei attendibile dice delle cose diverse. E ti condanno. Dice due cose diverse, Paolo. No, io sto parlando della reazione no, di Juan Jesus. Lui dice di non aver usato frasi discriminatorie. Però dal punto di vista di Acerbi, perché siccome oggi dobbiamo credere alla sentenza, lui perde la nazionale per questa roba qua. Quindi un po' magari... Adesso credo che la riconquisterà. No, però tu vieni via. Se tu sei innocente e tu mi cacci stasera, io sono innocente, io comunque la prendo male. Io cercherei no? Invece di appoggiare il giocatore del Napoli, se fossi Acerbi. Se io so di aver ragione e sono Acerbi e non ho fatto niente, cerco in tutti i modi di incontrare Juan Jesus pubblicamente. Beh, ma... dichiarirti. Ma certo, perché se io non ho niente da nascondere, non me ne sto in silenzio dietro un casino del genere. Quindi tu, l'altro Francesco, continua ad andare avanti. Acerbi lo condanni no, comunque. No, perché Paolo, dici, non mi mettere neanche me parlo in bocca stazione, perché l'hai fatto con Luciano adesso, no, una volta detto, due va bene, tre no. E no, però allora, hai detto, Paolo, se sei innocente io ti sto dicendo incontri. Un'altra cosa. Per se, me se io fossi, innocente ho detto, se qui non sono Acerbi, io vedo uno che insiste sulla stessa identica linea d'onda. Dall'inizio, anzi, oggi ha rincarato la dose, perché la frase detta da lui... Che fa il giro di tutti i web e non solo, la frase, quella di cui si parla soprattutto oggi, e non capisco in che modo la frase vai via nero, sei solo un negro, possa essere offensiva, ma non discriminatoria. Questa è la frase, ma, okay? Ma è per Juan Jesus, non per il certo, giudice. Esatto, sto dicendo, quello continua a dire quella roba lì. Sì. Acerbi ha cambiato versione due volte e adesso sta in silenzio. Perché se tu sei sicuro di essere... versione? Perché in stazione dice una cosa diversa quella del giorno dopo, dove dichiara di aver detto vai via, ti faccio nero. No, non sì. L'ha detto lui fra virgolette, è una ricostruzione. È una ricostruzione giornalistica, no, sì. No, ragazzi, no, ma no, Acerbi non c'è un virgolette. In campo, no. Juan no, Jesus no. In campo dice all'arbitro, guarda sì. Che non va bene, vai da lui, perché mi ha detto vai sì, via nero se sì, sono sì, un nero. Sì, sì, questo okay. Lo dice Juan Jesus, perfetto. Ma Acerbi non ha mai detto, le virgolette di Acerbi sono solo quelle in stazione, dove dice non ho usato frasi razziste. E allora perché chiedi scusa? Ma... Ma rispondi. Non lo so. E non come lo so. Non l'ho allora mai processo... Stai tenendo a pensare allora il discorso in piedi, poi ti dico intenzioni. Chi... Cioè tu mi... Magari gli ha perché detto... mi chiedi scusa magari se per strada detto... non mi offendi? Magari gli ha detto perché? Sei un idiota, non sei buono ti chiedo a scusa a Pallone che ci dice figlio di, tua madre qua, tua sorella di... Allora, io... sei un idiota, scusami. Ma io salvo la buona fede, io salvo la buona fede di uno che è stato assolto. E non voglio sottintendere ne hanno assolti in passato, non solo lo sport. Allora tu, allora per te hai usato frasi. No, sto chiedendomi come mai. Mai uno chiede scusa, io non sto accusando Acerbi. Però vedi, tu dicevi che lui ha detto, gli ho detto ti faccio nero. Non ci sono le virgolette di Acerbi. No, Juan Jesus lo ripete all'arbitro. No, Juan Jesus non si capisce cosa gli dice. No, Juan Jesus dice sì, così non va bene, lui mi ha detto nero, vai via nero. No, pare che gli abbia ma detto quella così. Lì del e lui dopo nero. Gli va addosso e dice lo sai che non sono razzista. Sì. Se Acerbi lo rincorre per dirgli lo sai che non sono razzista, non gli ha detto che è un pirla. Perché se no non gli dice lo sai no, che non sono razzista. No, perché... Io dico lo sai che non sono razzista, no, sono detto una cazzata da razzista. No, perché Juan come Jesus no? Può aver no, capito allora no. Male, può aver capito no, male. No, allora gli dice hai capito male. E vai a parlare davanti ai microfoni e dici Juan Jesus ha magari capito gli male. Ha detto, hai capito e allora male, hai ragione tu. No, magari gli ha detto hai capito male, sai che non sono razzista. Ma quindi non alla fine ha torto Juan Jesus che ragazzi, ha detto una cazzata. Devo andare in pubblicità, per il giudice, c'era Luciano sì. Che doveva intervenire e poi ci fermiamo. Luciano. Allora, io direi di farla finita, adesso intanto ho già detto quello che è successo, quindi è inutile girare l'argomento. Se stessero tutti zitti, un giorno un giocatore importantissimo della Premier, sapete che mi disse a me, ma un giorno di poco tempo fa, mi disse in Italia non si può venire, a parte il fatto che in Premier pagano di più, però a prescindere da questo, troppe polemiche.
troppe polemiche praticamente coinvolgono il calcio e soprattutto la serietà è una cosa relativa in certi momenti in cui dovrebbe essere chi comanda. Però Luciano, scusami se te lo dico, ma gli inglesi su questo hanno insegnarci poco, perché guarda Kate cosa hanno fatto in questi giorni, quindi su quelli che noi siamo zitti, perché hanno detto che gli abbiamo rubato l'europeo, quindi non parliamo del fatto che loro non facciano polemiche. Tu non parlare di inglesi, ti dico un giocatore che non era inglese, che giocava nella Premier. Parlava dell'Italia rispetto all'Inghilterra, tu dopo vai a riscontrare le cose e tutti i giocatori di prima categoria stranieri vanno in Premier. Evidente, e qui non viene più nessuno, ci sarà un motivo? Beh sì, ce ne sono tanti, credo. Situazione complicata per Steven Zhang, perché c'è questo debito di 385 milioni di euro da restituire al fondo Oaktree entro maggio, 23 maggio, quindi insomma mancano un paio di mesi, diciamo qualcosina in più, però tutto sommato siamo lì. E secondo quello che scrive oggi il Sole 24 Ore a firma di Carlo Festa, quindi insomma un collega sicuramente molto attendibile, il fondo Oaktree, io vi leggo testualmente, sarebbe disponibile a rifinanziare e a concedere dei margini di manovra a Zhang solo però di fronte alla prospettiva di trovare un nuovo investitore. Cioè il fondo Oaktree dice a Zhang: io te lo rifinanzio il prestito, per un po', ma solo se tu vendi. Se rimani tu a lungo termine, allora io non te lo rifinanzio, mi riprendo l'Inter. Il fondo USA avrebbe deciso di optare per l'escussione del pegno. Questo vuol dire in poche parole che Zhang è alle strette, Riccardo, cioè deve decidere cosa fare. O vende l'Inter o la lascia Oaktree, ma lui non può restare. Non può neanche tornare. No, questa è una diceria che si dice, che non posso tornare. Questo comunque però in qualche modo condizionerà. Sì, però anche qua è in galera, resta domiciliare. Adesso qui ovviamente si scherza. Non ci sono prove. Beh, lo conosce bene sta musica lui. Siamo venuti a prenderli, dici? Che cosa raccontaci, Riccardo? No, vai. Allora, che sia gli arresti domiciliari, ci sono le solite dicerie di paese, di bar. No, io adesso leggevo semplicemente l'indiscrezione economica. Questa è una cosa che non sappiamo adesso, ma che sappiamo da quando è stato fatto questo accordo. C'è questa scadenza del 24 maggio, memoria che sia il 24 maggio, che bisogna saldare il debito. Dopodiché lui rifinanzia il debito con accordi diversi, anche con tassi più alti, oppure si fa come è successo ai Paparaos qua vicino, che sono diventati di un fondo comune di investimento. Quindi c'è la prospettiva che l'Inter a breve possa cambiare il proprietario? È una prospettiva che, ripeto, esplode, non so perché, durante la pausa delle nazionali esplode ancora sta roba qua. Ma perché mancano due mesi. I motivi adesso però non è che perché riguarda l'Inter, tutti i Finter, adesso... No. È un complotto perché ci sono la pausa delle nazionali. C'è una contestualità, praticamente. Però non è, guarda caso, allora visto che qui si fa tutti, guarda caso, Inter in testa alla classifica, arriva la sosta, Acerbi, patatrac. Inter che fallisce, patatrac. Il gioco della vittima Inzaghi che va via. Il gioco della vittima non rinnova nessuno. Tornando seri, ho fatto una battuta. Se la butti così è finita. Non è una battuta la tua. Purtroppo siamo all'occhio. Così è finita. Non siamo. Allora quelli del Sole 24 Ore è un complotto contro lì. Il problema è che tu ometti tante altre cose. No, io non ometto nulla. L'Inter non fallisce, ha chiuso il semestre. Non ho detto che fallisce. Cosa devo mettere? Dici tutto tu. La storia è questa. C'è un fondo che ha impegno l'Inter a determinate condizioni. Se l'Inter non mette 250 milioni, 300, 400, no, quelli 385. Che Oaktree si prende l'Inter, punto. Non è che c'è da dire... In Cina sappiamo come funziona quando fallisce. Voglio l'attività. Voglio dire una cosa, o almeno credo che lo sappiamo, più legata, che forse interessa un po' di più i tifosi, più legata al campo e al futuro. Vai. Secondo me, anche se dovesse succedere che Oaktree si prendesse momentaneamente l'Inter, o che Zhang trovasse un acquirente, trovasse un socio che lo aiutasse, no? A rifinanziare il debito, secondo me c'è una chiave di lettura che può far star tranquilli i tifosi dell'Inter. C'è il rinnovo del contratto di Marotta fatto a novembre fino al 2027, perché comunque Marotta serve a garantire, almeno fino a quell'anno, un certo tipo di gestione. Quale non arriverà però, Paolo, sappiamo tutti.
No, no, l'ha fatto. Paolo, però va aggiunto anche il fatto che ha precisato che il 27 lui esce. Che farà 2 anni e poi si trasferirà a fare l'altro. No, 2 anni è il giornalista che ha riportato 2 anni che... No, ma hai capito ma ragazzi, 24, 25, cioè, no, ma lui non è che puoi dire, ha un contratto, puoi dire 3 anni, sì. No, ma lì, no, vabbè, però se uno rinnova non è che puoi già dire, no, me ne frego, vado via un anno prima. Lui ha detto, quando ho finito... Ma anche lui non sa cosa succede con l'Inter. No, però lui è la garanzia per i tifosi, cioè anche una società che dovesse essere venduta o anche nelle mani di Oaktree, è chiaro che deve essere ancora competitiva a livello sportivo, però... perché sennò perde valore. Scusami, se no perde valore e chi meglio di Marotta, come ha dimostrato in questi anni, ti può garantire il tentativo di farla restare a livello competitivo? Ecco, io volevo parlare di questa storia. No, attenzione, perché c'è una cosa... Perché quello che interessa i tifosi, è quelle congetture... C'è una cosa fondamentale. Vero quello che dice, verissimo, cioè, però è anche vero che non sapendo in che mani finirà l'Inter a fine anno, no, e in che situazioni saranno... Allora. Occhio, no, che rinnovare non vuol dire restare, perché i contratti dei dirigenti e degli amministratori delegati non sono come quelli dei calciatori. No, ma c'è una cosa che va ricordato. Ma è sì, ovvio. Perdonatemi, fatemi perché... dire una cosa importante. Gianni. C'è una cosa che va sottolineata. Oaktree diventa prende e porta i suoi azioni, i suoi poi mette i suoi uomeni, il management è la prima cosa che fa, un fondo soprattutto americano, ma dappertutto succede. No, Paolo, non puoi dire così. Ma almeno cosa succede? Ma almeno non esiste un'azienda che acquisisce una roba e non cambia. Ma cosa è successo a Milan? Scusami, ma cosa vuoi avere una è un'eccezione. Ma cosa è successo a Milan? Certezza matematica, anche al Milan. Matematica. Anche al Milan è successo. Scusa, anche al Milan non hanno mandato via subito Maldini. Cosa c'entra? Maldini, è arrivato Gazzidis però, eh? Chi comandava nel Milan? C'erano Maldini, no, c'era un direttore sportivo e un manager. È arrivato e hanno messo Gazzidis, che si è preso le sue uomini. Ma perché Maldini non fa quel ruolo? Maldini non fa quel ruolo. All'Inter Marotta fa l'amministratore delegato. Cioè tu dici, Maldini non faceva l'amministratore. No, ma proprio perché fa l'amministratore delegato lui è in pericolo. Se fosse invece solo la branchia tecnica, qual è il problema? Io credo che venisse sicura. Quindi tu hai già la certezza che ottenga fuori Marotta. Ditemi il problema. Io dico, sicuramente gli mette di fianco uno che conta con i numeri. Il problema sì, ma no, i numeri, quali i conti devono essere perché, gestiti dalla perché secondo te Marotta in questi anni non ha fatto di conto? Beh sì, certo, cioè, ragazzi, l'Inter è 4 anni che non fa mercato, certo. Bisogna vedere se sono contenti. Mi fate sentire, ma che ipotesi fai? Però il progetto, io faccio l'ipotesi, Paolo, che chiunque arrivi come proprietà mette un suo uomo a controllare. Ma perché ti scaldi così? Qual è il problema? Perché volete far passare una roba che non esiste. Ma come non esiste? C'è Marotta con contratto, arriverà qualcun altro. In qualsiasi società quando arriva una nuova proprietà. Allora, ragazzi, ma mi date è la tua che non esiste. Un attimo. No, ma uno perché praticamente l'Inter non è ancora passato ad Oaktree. Quindi certo, non esiste. Carità, no, che stiamo dicendo nell'eventualità che trovi degli altri soldi. Ma qual è il problema? Non è passato. Due, non ci sono i nuovi, non c'è un nuovo amministratore delegato. Poi, scusa, chiunque arrivi almeno una stagione, non conoscendo la realtà, vero, il posto, è ovvio che si fida del signor Marotta, sì, no? È possibile, fa? Almeno il primo anno credo anch'io che ci sarà un po' di si spara nei testicoli, ragazzi, per farsi male. Fatemi sentire anche Luciano, che conosce bene Marotta, tra l'altro, quindi magari ci porta anche qualche elemento in più in questo senso. Cosa succede in casa Inter? Ti è arrivata qualche voce all'orecchio? No, non mi è arrivata nessuna voce e mi diverte pure sentire tutti questi dialoghi eccitati sull'argomento. Devo dire che ha ragione Gianni quando dice chi viene nuovo si porta dirigenti propri di fiducia. Io personalmente, per esempio, ogni qualvolta è cambiata una società di calcio, ho dato le dimissioni e sicuramente quelli che hanno ricevuto le dimissioni mie erano contenti perché si portavano gente loro di fiducia, ed è pure giusto questo. Poi dopo invece c'è l'altra cosa: se chi viene è intelligente si tiene stretto Marotta, ma certo, si tiene ma sono d'accordo con te tutta perché, la vita perché è un fuori classe del suo mestiere, è un fuori classe Marotta con il suo buonismo, è uno che sa imporre le volontà sue, con il suo buonismo, attenzione, e nello stesso tempo capisce quali sono le situazioni per portare avanti una società anche in difficoltà come quella dell'Inter. Quindi sono due cose distinte ma che praticamente si compensano. Allora, premesso che sono d'accordo con Gianni che chiunque venga nuovo mette uno praticamente di fiducia suo, su questo non c'è dubbio, ma prima di mettere da una parte Marotta
credo che ci debbano pensare bene. Ma quello che dicevo prima è che sei scaldato, caro Gianni. Io che lo seguo. No, io, mi sono scaldato sul fatto che nega una proprietà nuova metta i suoi uomini a controllare i numeri. Non è questo matematico, succede in tutte le aziende, come... anche in quelli che vendono i frigoriferi. Ma uno buono lo tieni, non lo mandi via Marotta. Ho no. detto che, non ho detto che mandano via Marotta. Allora? Ho detto che il potere che ha Marotta oggi, secondo me, economicamente, sul controllo dei conti, verrebbe fatto da qualcun altro. Sarebbe inferiore. Francesco, vai. Aggiungo Francesco. Una cosa, un dettaglio. So che Luciano qua adesso dirà di no, ma quando dici no è perché sì. Qualcuno di molto alto, ah che sorride, qualcuno di molto alto, non dal punto di vista di statura fisica, qualche tempo fa, proprio per questa situazione non chiara nei prossimi mesi all'Inter, ha fatto un sondaggio, più che un sondaggio, per capire se c'era la possibilità di riportare a Torino Marotta insieme a Giunto, per l'anno prossimo o quello dopo, proprio per il fatto che non c'era una chiarezza in questa situazione finanziaria e in caso di cessione del gruppo per il dopo, per le questioni AD, eccetera, eccetera. E come è andato questo sondaggio? No, che il sondaggio è stato che il contatto c'è stato. Il problema è che, giustamente, Marotta, secondo me, con un contratto più lungo, qualora entrasse un'altra società all'interno dell'Inter come Opt 3, secondo me per il primo anno sicuramente non se ne sbarazzerebbe perché farebbe un danno clamoroso. Detto questo... e questa cosa è anche sui social eccetera eccetera l'ha riportata Brambati, che fu il primo, lo ricordo, primo di tutti a dire di Cristiano Ronaldo per i suoi contatti senza andare a raccontare quali furono. Questa storia qua è una storia certa, non è un'ipotesi, e questo non vuol dire che Marotta è attenzionato alla Juve o tornerà a Torino, ma qualcuno ha cercato e ha trovato il contatto per capire se si potesse parlare di questa cosa. Se allungano il contratto a Marotta, fa bene l'Inter a farlo, perché questo vuol dire che qualora Opt 3 entrasse senza sapere magari anche niente di calcio, quella mistura delegato non lo deve toccare, lo tiene lì. Però lui, a quanto ne so io, e ho contatti vicinissimi a lui, vicinissimi, lo stesso che mi disse di Lukaku che se ne stava andando 2 anni fa dall'Inter, quando tutti ridevano qui, mi dice che lui è abbastanza provato da questi anni... non solo all'Inter ma anche alla Juve, quindi magari nel giro di un paio d'anni, perché poi lui l'altro giorno mollerebbe per fare qualcosa di diverso. Esatto, lui l'altro giorno ha detto: io dopo l'Inter lavorerò con i giovani. Sì, ma non 2027, comunque nella ragazzi. Federazione, no? Non 2027, non 2027. Prima dici tu, sì, Riccardo, il contratto però c'è la scenari che ma è un amministratore delegato, non è un qui giocatore, ci sono degli lo scenari può che prescindere domani. La data di fatto è che entro un mese, credo, un mese e mezzo, capiremo che quello per Tugio a Zhang rispetto a una determinata tipo di situazione. Ma dov'è? Rimane però, chiedo scusa, ci sarà un motivo se però questo dov'è signore Zhang? Non passa in Italia da giugno a questa parte? C'è un motivo, tu che motivi hai? No, lo so, io non credo che sia in Cina funziona diversamente che all'Europa, in Cina. Sì, Luciano, dimmi. C'è un problema finanziario tecnico. Meno male. Allora guardate, noi abbiamo l'abitudine di precorrere i tempi, ma lasciamo che venga un altro, vediamo come si comporta. Abbiamo già discusso che se viene un altro si potrebbe portare della gente di fiducia sua, su questo penso che non ci siano dubbi. Abbiamo detto che Marotta è sicuramente il miglior dirigente che esiste nel calcio italiano ora, certo. Abbiamo detto tutto, ma aspettiamo che si veda quello Luciano, che succede, certo. prima di fare discorsi fuori posto. Luciano, certo. Allora, Francesco, Marotta non viene alla Juventus. Lo sapevo che dicevi di no. Questo, certo, però non andiamo avanti con questo discorso perché sennò devo rivelare da chi arriva la fonte e quindi facciamo un casino. Allora, perché tu comunque non hai detto che viene, tu hai detto che c'è stato. E anche qua sbaglia Luciano. Luciano, stai sbagliando. Io non ho detto che lo dico anche a te, perché la gente poi si ascolta metà dei video, capisce male. L'indiscrezione era tutt'altra cosa, che Elkan avesse ricontattato Marotta per provare a capire se era possibile riportarlo a Torino, non che Marotta tornasse alla Juve. Detto questo, evitiamo questo discorso, questo, lo dico per il tuo bene e per il mio, perché sennò la fonte deve essere svelata e viene fuori un casino. E torniamo su quello che abbiamo appena detto. Si può dire alla gente che sta in Italia e che dice: ma il mio presidente dove sta adesso? Cioè Zhang, che fine ha fatto in tutto ciò? Tu Riccardo te lo chiedi questo, ti fai questa domanda? Certo, non lo chiedo, però c'è un problema. Che risposta ti dai? Ci sono dei problemi chiaramente tecnico-finanziari sul fatto che lui, sappiamo benissimo, la politica cinese, c'è questo problema di Suning in Cina, evidentemente... Quando la città in Cina fallisce uno viene arrestato. Ha dei problemi... Non parlo del figlio, però, il padre... Però tornando al discorso campo, questa cosa qua viene un po' assopita dal fatto che comunque tu sei in mano sicure,
perché comunque è in marotta, e i risultati bene o male stanno arrivando. Quindi era qui a giugno dell'anno scorso, quindi non è che il tifoso dice sì. Scusa, Ricky, aggiungo una tesi al tuo discorso. Sì, ho capito, ma Riccardo, nel frattempo... aggiungo una tesi al tuo discorso. Chi sta vicino a Marotta e che sa queste cose, dice anche che lui è tranquillo, perché all'Inter si lavora molto bene. No, non manca uno stipendio, non ci sono buchi nei settori, non so, dell'allenamento. Detto questo, lo staff è seguito benissimo, quindi è come se la società fosse perfetta. Quindi gira tutto molto bene. Però il problema è la proprietà là. Sì, la proprietà là, ma sono due cose diverse. Però, c'è una situazione che uno dice: non ci so. C'è un battito sento gente che dice: non avete neanche i soldi per pagare gli stipendi. Non è vero, all'Inter funziona tutto a meraviglia. No, però c'è anche un problema qui, evidentemente, perché la sentenza che è uscita settimana scorsa, che dice che nel momento in cui Zanga arriva in Italia, gli vengono più. I creditori possono pignorare. Però l'Inter non c'entra, perché l'Inter è fuori. Detto questo, oggi, a parte che adesso bisogna raggiungere un traguardo che deve essere raggiunto al più presto, secondo me. Oggi la deadline è il 24 maggio, ma secondo me con un progetto del genere, una cosa così enorme, lo capiremo prima del 24 maggio. Deve venire fuori prima qualcosa.